Bentrovati, oggi ospiti del Circolo dei Lettori di Torino presentiamo il Glossary of Morphology a cura di Federico Vercellone e Salvatore Tedesco. Il libro è pubblicato dall'editore Springer all'interno della collana Lecture Notes on Morphogenesis diretta da Alessandro Sarti, che assieme ai due curatori e al filosofo Massimo Cacciari ci aiuterà a illustrare questa importante opera che colma certamente una lacuna negli studi sul tema e si propone come strumento di lavoro per la riflessione, la ricerca in diverse discipline che si incontrano efficacemente e proficuamente proprio nella definizione della forma e del processo che l'accompagna. Come è evidente, non esiste di fatto una disciplina specifica dal nome morfologia, eppure è possibile tracciare la storia del concetto che ha origine in ambito biologico e poi un'estensione interdisciplinare in Goethe, intendendola come il luogo in cui, come scrivono i curatori nella ricca introduzione, si definisce la semantica delle forme e in cui queste sono connesse a un'immagine di riferimento. Centrale, infatti, in morfologia è il nesso forma-immagine alla base delle dinamiche della forma e dei sistemi dinamici che prendono proprio avvio nella tarda modernità e la cui rilevanza è tuttora in continua crescita. Questo glossario, che costituisce un unicum, si compone di oltre 130 lemmi redatti da studiosi e ricercatori di differenti discipline e mira a incoraggiare il dialogo interdisciplinare, tracciando la possibilità, e qui sta forse l'intento teorico maggiore, di praticare la morfologia come una sintesi disciplinare in costante evoluzione. Ma per addentrarci meglio in questa ponderosa impresa editoriale, lascio volentieri la parola a Federico Vercellone, che è uno dei due curatori, che potrà dirci qualcosa di più sulla genesi di questo lavoro e anche sugli obiettivi teorici che l'hanno determinato. Federico Vercellone è professore ordinario di estetica all'Università di Torino ed è direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia Francesco Moiso. Tra i suoi libri più recenti, L'archetipo cieco, pubblicato da Rosenberg e Sellier, e Il futuro dell'immagine, pubblicato dal Mulino. Prego, Federico. Sì, grazie infinite. Grazie a tutti. Poi ci sono anche i simboli della fine che ho pubblicato una collana Beh, certo, ci diretta sono da tantissimi sì. libri, certo, sì. Sì, no, non era più recenso, come detto. Grazie infinite della presentazione e buonasera a tutti. Dunque, diciamo che questo libro nasce inizialmente da un debito, nel senso che era un amico, un biologo che dirigeva l'Oecklaus di Jena, Olaf Breiber, con cui abbiamo lavorato lungamente, mi aveva invitato a fare un lessico di morfologia e mi consegnò un lemmario. Questo lemmario più o meno nel 2013. Questo lemmario è rimasto lì per 6 anni, sostanzialmente 5 anni, perché poi Breiber purtroppo mancò e mi ritrovai in una situazione appunto di non riuscire a avviare l'impresa che si era pensata insieme. Ci siamo poi arrivati, io per cui proposi a Alessandro Sarti e Salvatore Tedesco di provare questa difficilissima impresa, perché non era semplice dire perché ci sono tanti centri di ricerca sulla morfologia in Europa, soprattutto in Europa, ma non solo in Europa, in realtà anche in Giappone, quello Parigi, diretto da Alessandro Sarti, all'Economia Sociale e molti, molti altri, che dalla morfologia politica a temi che competono la biologia, la matematica, l'estetica, fino in un ambito morfologico si possono conoscere ricerche diverse, anche quelle dei visual studies di Os Bredekamp a Berlino, che appunto lavora costantemente con gli scienziati. Avendo tra l'altro fatto recentemente un libro su Raffaele. Quindi si trattava di cercare di fare la mappa di un campo estremamente fluo, in cui però c'erano alcuni concetti fondamentali e un certo insistere delle ricerche e soprattutto di persone che stranamente si capivano parlando e partendo da punti di vista diversi. Perché in realtà il discorso della morfologia è partito anche da un'esperienza del fare morfologia, cioè di provare a dirci, vediamo se lavorando sui concetti di forma, immagine, riusciamo a trovare degli elementi unificanti, epistemologicamente significativi, di unificazione dei saperi o comunque di
irradiazione, chissà poi se vogliamo dire, se non vogliamo utilizzare la vecchia metafora di Snow, si tratta di unificare alla Snow, ma di cercare di lavorare sui margini, sui limiti e attraverso dei concetti che siano competenti. Da questo punto di vista, ecco, la scommessa che ci eravamo proposti inizialmente con Salvatore, ma inizialmente con anche, soprattutto forse, come dire, alle originissime del progetto con Alessandro Sarti, era se si riuscisse, se fosse possibile introdursi in quell'universo dei sistemi dinamici inaugurato da Goethe, poi sviluppato con romanticismo e che arriva fino a Renetton e a questo ambito epistemologico, di trovare un rapporto unificante che riuscisse a convogliare intorno a un unico accesso, non intorno a un unico contenuto, appunto, l'approccio alla biologia nella forma della teoria dell'evoluzione concettiva secondo il motivo, appunto la scommessa intorno alla teoria dei frattali e le sue conseguenze successive, e gli accessi estetici, e se si potesse avere uno scambio di competenze tra questi. Questa è la scommessa. Mi ricordo che ridemmo a lungo con Alessandro, perché Petitot non ci credeva inizialmente, noi ci abbiamo provato lo stesso, forse così, forzando i limiti, ma insomma abbiamo cercato allora di creare un lessico di riformulare in realtà il Mario di Breivak. Il Mario di Breivak era molto ricco ed è stato piuttosto rispettato. Breivak era un biologo teorico, introducendo alcuni elementi, siamo due estetici, per cui forse abbiamo calcato anche la mano sull'estetica, ma insomma l'abbiamo fatta convinti che fosse davvero un pochino la via d'accesso per accedere ai sistemi dinamici, comunque fosse una delle vie privilegiate, cercando di dare un incrocio tra storia e teoria, un incrocio tra le competenze, una dimensione che tenesse insieme, come dire, la storia e la struttura. Questo, come dire, finendo, due elementi erano stati centrali, l'idea che insieme, come dire, che non ci siano dei saperi che non creino una dimensione dell'autoriconoscimento dei soggetti che sono coinvolti, che non creino comunità, che quindi non abbiano un ambito performativo, e che dunque non connettono la dimensione del senso a quella della condizione. La semantica più generale, sapere medesimo. È un panorama sterminato, no? che compare continuamente a tratti. Basti pensare, ne parlavo stamattina con Emilio, per questo che lo ripeto, ai due corpi del re di Kantorowicz, per esempio, dove è evidente che lì, ad esempio, e si ripete serialmente gli esempi che abbiamo cercato di fare, abbiamo a che fare con un approccio che è immediatamente giuridico, appunto, come si legittima un re. Perché ha un corpo spirituale, che è estetico, c'è un riverbero epifanico, estetico perché si autorappresenta nella forma, ad esempio, del frontespizio della libertà di Hobbes, e che è anche teologico. Quindi abbiamo cercato di giocare su incroci di questo tipo, i più diversi, che ci sia riusciti o meno. Noi dirlo, grazie mille Federico per questa introduzione anche alla struttura e alla genesi di questo ampio lavoro. Adesso, d'accordo con i nostri relatori, darei la parola ad Alessandro Sarti, che è matematico, direttore di ricerca all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, dove dirige il seminario Dynamique Post-Structurelle, dirige anche il seminario Neuromathématique presso il Collège de France ed è appunto direttore della collana Lecture Notes on Morphogenesis, che ospita il Glossary of Morphology che stiamo qui presentando. Prego. Per intanto, grazie davvero per questo incontro, volevo ringraziare gli organizzatori e ringraziare Federico e Salvatore per questo contributo, loro contributo, per me è importante,
importante per la piccola collana che ho il piacere di coordinare. La collana si chiama Lecture Notes in Morphogenesis, è una piccola collana in realtà in seno a un grandissimo editore internazionale, Springer Nature, ma appunto perché siamo piccoli forse c'è un po' più di libertà, ecco, anche nella scelta di titoli un po' rischiosi e forse anche questo titolo interessantissimo, ma forse non per tutti, appunto, di Salvatore e di Federico. Ecco, io direi che questo volume di Vercellone Tedesco, questo glossario di morfologia, si inserisce naturalmente in questa collana. Perché? Perché quasi ne riassume il carattere multidisciplinare, no? Sia il volume che la collana cercano un po' di sancire una nuova alleanza, diciamo così, tra scienze naturali e estetica, tra scienze dure e scienze dell'uomo. Un po' inserendosi in quella tradizione teorica, potremmo definirla, non lo so, francese, che comprende sicuramente lo strutturalismo, anche lo strutturalismo formalizzato, no? Quello strutturalismo dinamico che è quello di René Thom e Jean Petitot degli anni Ottanta, e arriva fino, diciamo, agli studi più contemporanei delle dinamiche post-strutturali. Quindi sia il volume di Federico e Salvatore, sia la collana si occupano di qualcosa di vago, di vasto, ma anche contemporaneamente specifico, potremmo dire, cioè si occupano di trasformazione, proprio nel senso della morfologia di Goethe, ma anche di pensatori forse più vicini a noi storicamente, come Gilbert Simondon, Gilles Deleuze. Cioè si occupa la collana, il libro e forse i nostri studi contemporanei, e ci occupiamo di quel passaggio che va dai sistemi di forze, dalle costellazioni di forze, di elementi intensivi, al dispiegamento delle forme. Potremmo dire proprio forse quel passaggio che va dalle relazioni alle trasformazioni, no? Come passare dalle relazioni intensive alle trasformazioni. E lì Simondon entra in modo forte e interessantissimo con questo suo processo di individuazione con cui intende definire il divenire delle forme. Lui dice: non esistono gli individui, non esistono gli individui come delle essenze formate, no? Come qualcosa di definitivo formato, ma esistono solo dei processi di individuazione. Cioè, esiste un passaggio dal piano preindividuale, intensivo, alle forme estese nello spazio e nel tempo. C'è quest'idea proprio che le forme viventi, ma anche le forme fenomenali, anche le forme percettive, siano in continua produzione. Ecco, i corpi non sono mai già formati, non sono mai già individuati, gli individui non esistono, esistono solo dei processi continui di individuazione. Ecco, un po' questa idea profonda, no, di morfologia, davvero come Bildung, come costruzione continua della forma. Poi il fatto che un pensatore straordinario come Deleuze sia stato capace di rileggere il processo di individuazione in termini differenziali, diciamo che ha gettato un ponte quasi senza precedenti, direi, verso le scienze naturali, anche verso le scienze matematiche. Il differenziale, lo sappiamo, è il linguaggio della fisica. Il differenziale è il linguaggio delle forme naturali. Direi che da Alan Turing in poi è il linguaggio delle forme viventi, del divenire delle forme viventi.
Ecco, Turing da genio straordinario qual era, oltre che perseguitato dall'ipocrisia e dalla ferocia della società omofoba inglese della sua epoca, Turing, dopo aver inventato forse la cosa più importante nella società contemporanea, cioè la macchina computazionale, il computer, il calcolatore, nella seconda parte della sua vita supera questa sua stessa invenzione geniale e scopre un processo differenziale, che è il processo differenziale dell'emergenza delle forme a partire da un substrato omogeneo, indifferenziato. In particolare scopre come si formano i pattern sulla pelle degli animali, perché la zebra ha le strisce, perché il ghepardo ha gli spot, cioè scopre formalmente l'origine differenziale della morfologia. In questo lavoro fondamentale, un solo articolo sulla morfogenesi che si intitola The Chemical Basis of Morphogenesis del 1952. Ecco quindi, no, un po' come il divenire delle forme fisiche, biologiche, ma anche percettive, immaginative, non sono altro che l'integrazione di campi di operatori differenziali, di campi intensivi. Ecco come si apre, direi, questo campo tematico in cui vive l'opera di Federico e Salvatore e anche un po' l'intera collana. L'opera di Federico e Salvatore, un volume notevole anche come consistenza, proprio anche come peso, diciamo così, è un lavoro di morfologia pura, che si accosta a dei volumi, per esempio, di semiotica, questo lavoro sulla morfogenesi del segno di David Piotrowski, che è un lavoro sullo strutturalismo in semiotica, come si costituisce sostanzialmente il segno sussoriano con la teoria delle catastrofi, quindi con gli strumenti strutturali di René Thom e di Jean Petitot. Petitot che a sua volta interviene con un volume sugli elementi di neurogeometria, suggerendo una svolta delle scienze semiotiche verso le scienze cognitive, svolta che ormai è cominciata 15 anni fa, ma che sicuramente di cui questo libro, questo volume, è un riassunto straordinario, direi. E poi ancora verso l'individuazione simondoniana, se vogliamo, e ancora verso le forme del vivente, con un volume di Giuseppe Longo e Mael Monteville sulle prospettive degli organismi, volume importantissimo che suggerisce la necessità di una teoria del vivente che sia autonoma rispetto alle teorie fisiche. È un volume che denuncia il fisicalismo come teoria, appunto, in cui il differenziale, il virtuale è fissato, e invece auspica veramente la nascita di una scienza del vivente. Ecco, io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta, poi se ci sarà spazio dopo durante la discussione magari discutiamo più in dettaglio della bellezza di questi divenire differenziali, per esempio della tra il divenire differenziale delle metamorfosi di Goethe e quelle di Ovidio. Grazie. Grazie, grazie mille a Alessandro Sarti che ha illustrato i contenuti della collana, ovviamente quelli che sono al centro del volume curato da Federico Vercellone e Salvatore Tedesco, e ha dato anche conto della complessità del tema all'interno del quale ci muoviamo, una ricchezza che necessita anche di una mappa concettuale entro cui stabilire alcune coordinate. Si tratta di un lavoro sicuramente importante, che però è un lavoro probabilmente ancora da continuare e portare avanti. Darei adesso la parola a Massimo Cacciari, che è professore emerito all'Università Vita Salute San Raffaele,
è tra i filosofi più noti del panorama italiano e internazionale. Tra i suoi libri più recenti, Il lavoro dello spirito, un saggio su Max Weber pubblicato presso Adelphi, e La mente inquieta, un saggio sull'umanesimo pubblicato da Einaudi. Prego. Sì, saluti a tutti. Il mio intervento sarà molto ai margini del libro e delle cose che sono state dette finora. Si ha la sensazione, aprendo questo libro, che sarebbero necessarie competenze pressoché infinite per poterne affrontare tutti gli argomenti, perché questa della morfologia è, mi pare, più un punto di vista dal quale opportunamente affrontare la situazione, lo stato delle arti nelle più diverse discipline, praticamente in ogni disciplina, perché non esiste competenza, come dire, che non sia presente in questo glossario. E così forse è inevitabile che sia, non so, lo chiedo anche agli autori, mi pare che sia inevitabile, perché che cos'è morfogenesi se non appunto come, diciamo, un'immagine emerge, come si fa, come diviene una immagine che ha una forma dal caos, ma forse non dal caos, ma insomma certamente da alcuni elementi di base, in linguistica, da alcuni morfemi, no? Morfemi si chiamano quei segni minimi appunto delle lingue naturali, e che poi si studia come possano raggrupparsi, secondo quali regole di combinazione, no? Quindi questo punto di vista morfologico riguardante appunto la morfogenesi di una immagine a partire da segni minimi, mi pare che sia un metodo attraverso il quale nelle più diverse discipline possiamo affrontare appunto il nostro campo di indagine. Il riferimento a Goethe, il riferimento, secondo me, è molto discutibile. Questo è un problema, ovviamente, che pongo agli autori, molto discutibile, perché in Goethe vi era chiarissimo il riferimento a una cellula originaria. A una cellula originaria, a uno schema originario che è intellegibile in quanto tale anche, cioè che non si risolve nel suo aspetto dinamico semplicemente. L'archetipo è in qualche modo, anche se non precisamente definibile, insomma, no? È un po' quel regno delle madri a cui Fausto vorrebbe accedere, che Mefistofele di cui Mefistofele lo avverte, no? Stai attento, lì c'è l'abisso, lì non potrai mai giungere ad una... Tuttavia, nella morfogenesi goethiana, insieme a questo elemento, come dire, grundlos, c'è anche un elemento di archetipo che può essere in qualche modo indicato, se non precisamente definito. Quindi questo riferimento iniziale nell'introduzione a Goethe per me andrebbe problematizzato alquanto. Rimane appunto questo approccio che certamente è molto interessante, che certamente permette connessioni interdisciplinari di grande interesse, insomma, di grande produttività, tra appunto linguistica, tra biologia e poi anche la filosofia. Il riferimento a Deleuze è molto importante, lo ritengo anch'io, no? Deleuze in fondo elabora quelle idee da un lato a partire da appunto un certo, diciamo, strutturalismo biologico, e poi anche sulla base di grandi
degli esempi più critici e problematici del razionalismo moderno. Insomma, il libro di Deleuze su Leibniz è fondamentale a questo proposito, a proposito del discorso sul differenziale che prima era stato detto. Ma in fondo tutta questa idea della morfogenesi riprende un grande indirizzo dell'approccio filosofico scientifico-filosofico, mai dimenticarsi che i grandi filosofi del moderno sono anche i suoi più grandi scienziati, insomma, da Cartesio a Leibniz. Solo con Kant, insomma, il discorso filosofico, il filosofo cessa di essere propriamente anche scienziato. E volevo dire, il fondamentale paradigma di un approccio alla natura che ne debba tener conto, che voglia tener conto, more matematico, certo, la natura parla il linguaggio matematico, ma non il linguaggio matematico platonico, ma non il linguaggio matematico pitagorico-platonico, ma non il linguaggio matematico per figure fisse attraverso non il linguaggio matematico che parla dell'essere, no? Omnia per me in natura fiunt matematice, dice Galileo, fiunt, divengono matematicamente, cioè una matematica che appunto renda conto della natura in quanto naturans e non naturata. Questi sono i grandi paradigmi originari, no, che fondano il discorso, secondo me, morfogenetico. Devo tener conto della genesi della forma, di come essa emerga, divenga e continua a divenire e a trasformarsi, quindi metamorfosi. Ogni momento della metamorfosi assume la sua forma, si individua in una forma, no? Ma nessuna di queste può essere formosa come un'immagine classica, come un'Afrodite classica è formosa, cioè una forma che sta, no? È una forma che diviene, cioè una metamorfosi, quindi che non è propriamente mai. Mi pare che l'approccio sia questo, no? un approccio tutto dinamico al problema e dello schema originario, e dell'archetipo e della forma. Vi regalo una cosa che forse vi regalo, tra virgolette, ovviamente non vi regalo niente, una cosa che può essere curiosa e interessante però per sviluppare questo ragionamento in una chiave forse più letterario-estetica che propriamente scientifica. E l'importanza di questo libro, di questo glossario, sta proprio nel porre in modo, direi, scientifico la possibilità di una analogia, nel senso forte di quel logos, una analogia tra le diverse competenze. Tuttavia, questa forma che diviene, questa forma che metamorfosi, suscita, almeno a me, ha suscitato immediatamente una memoria che poi sono andato a verificarmi. E dove? Ma nel libro delle metamorfosi, che per eccellenza ha stabilito il significato del termine per un millennio e passa della nostra, più 1500 anni della nostra civiltà, cioè le metamorfosi di Ovidio, no? E lì vi è un bel passaggio, perché questa forma, morphē in greco, e forma in latino non ha assolutamente la stessa radice, lo stesso etimo di morphē, tra l'altro. Quindi qui si aprirebbe anche un bel problemino lessicale, etimologico. Ma morphē era detta la stessa Afrodite, per esempio, era detta morphē. Molte volte veniva, perché è appunto formosa, nel senso che prima dicevo. Ma morphē è una divinità in greco, no? Morpheus, Morpheus da cui forma, morphē. Morpheus è un dio, il dio del sonno,
poco frequentato nella letteratura greca. Se voi andate a vedere un po' sui dizionari di mitologia, eccetera, questo Morfeo, anche nei grandi dizionari, Pauli Vissove, eccetera, eccetera, è praticamente soltanto ricordato di sfuggita. Non è un grande dio, questo Morpheus, questo dio del sonno, però è molto significativo, insomma, che morfologia richiami questo dio, no? Mi pare. E come lo ricordo, Ovidio, nell'undicesimo delle sue Metamorfosi? Potrebbe essere divertente per i nostri ascoltatori sentirlo. È un episodio delle Metamorfosi in cui appunto Giunone manda Iride, la sua figlia Iride, verso il paese dei Cimmeri, dove in una spelonca dai profondi recessi, in una montagna cava, è la dimora del sonno, una dimora dove mai il sole può penetrare con i suoi raggi e mai vi tramonti, ma sempre nebbie e foschie salgono su dalla terra in un chiarore incerto di crepuscolo. Qui Giunone manda Iride perché vuole che il sonno mandi uno dei suoi figli a far sognare una certa signora che le rompeva le scatole con le sue preghiere, eccetera, eccetera. Insomma, vuole che il sonno mandi uno dei suoi figli a evocare nel sonno a una tale l'immagine del marito defunto. E Iride va, sveglia il sonno, che è tutto attorniato, intorno a lui giacciono sparsi qua e là con aspetti vari, somnia vana, i sogni vani. Tra questi sogni vani vi è Morfeo, Morpheus. E come lo chiama Ovidio? Lo chiama il vero artista nell'assumere qualsiasi sembiante. Vera sequant imitamine formas. Insieme a lui, che è il più importante di questi figli del sonno, vi sono altri, perché mentre Morfeo è abile a imitare il modo di camminare, l'espressione del volto, il suono della voce degli uomini, poi ve ne sono altri che sono abili ad imitare quadrupedi, uccelli, serpenti, eccetera, eccetera, altri ancora che sono abili a imitare la roccia, l'onda, il tronco, qualunque cosa inanimata, e ognuno ha il suo nome, ma il più importante di tutti è Morfeo, che è abile a imitare ogni forma. Beh, che cos'è che è divertente in questo Morpheus, morfologia? Che è il figlio del sonno e che fa sognare, e che fa sognare. Crea immagini che non hanno una propria realtà, che divengono, e come divengono i sogni. Come divengono i sogni? Non avranno qualcosa a che fare con i sogni, con i vana somnia, le nostre forme? Questa è la domanda che mi sorge, se volete, molto schopenhaueriano orientale. Non ci dovrebbe essere un capitolo del glossario che riguarda Ivana Somnia? Grazie. Grazie, grazie molto a Massimo Cacciari, che ha toccato alcuni temi centrali di questo lavoro, insistendo anche sul fatto che la morfologia, per certi versi, può essere intesa sia come un punto di vista, ma anche come una proposta metodologica.
riferimento poi a Goethe, e quest'ultimo invece al sogno e al sonno come forma possibile, no? Sulla cui natura magari potrà dirci qualcosa anche Salvatore Tedesco o chi vorrà. Adesso tocca appunto a Salvatore Tedesco, che è l'altro curatore di questo volume insieme a Federico Vercellone, professore ordinario di estetica presso l'Università di Palermo. Fra i suoi tanti titoli, i più recenti: Fuoco pallido, Sebald, l'arte della trasformazione, pubblicato da Meltemi, e Forma e funzione, crisi dell'antropologia ed estetica della natura, pubblicato da Quirini e Associati. Prego. Grazie, grazie per questo invito, grazie a chi mi ha preceduto e ovviamente ai nostri ascoltatori. Vorrei provare a riprendere proprio alcuni dei temi che si sono trattati anche in relazione proprio al progetto goethiano e alla complessità, persino ambiguità in qualche senso, insomma, di quello che ne viene fuori. Penso a due affermazioni abbastanza, abbastanza forti negli sviluppi iniziali, appunto, della riflessione di Goethe sulla morfologia. Da una parte, proprio a proposito del tema della metamorfosi, del tema della trasformazione. Lui dice da qualche parte l'idea di metamorfosi è un dono divino, è qualcosa che viene dall'alto, ma è anche estremamente rischioso, perché significa se assolutizzato, in sostanza, appunto, pure semplice forza centrifuga, pure semplice dissiparsi di ciò che via via si costruisce, appunto, pure semplice risolversi in una forma effimera, alla fine in un sogno, in qualche cosa che non ha consistenza, appunto, di ciò che via via emerge come forma, di ciò che via via emerge come forma anche in quanto forma vivente, eccetera. L'altra tendenza, l'altra tensione, invece, dice Goethe nello stesso frammento, è quello della forza centripeta, cioè della tenace volontà di continuare ad esistere di ciò che una volta è venuto fuori all'esistenza. Evidentemente qui anche il Goethe spinoziano, se vogliamo, appunto, che parla, che pensa a questo conatus, eccetera, eccetera. Ecco, ora credo che una prospettiva contemporanea della morfologia non possa che avere a che fare proprio con l'intreccio, come di forza centrifuga e forza centripeta, e che questo, tra l'altro, ma proverò a tornarci fra un momento, abbia anche molto a che fare con le possibilità a noi contemporanee di mettere insieme il discorso filosofico, quello estetologico, che magari riguarda più direttamente alcuni di noi, ma anche, insomma, quello filosofico generale, con quello, appunto, delle scienze, in particolare delle scienze naturali, delle scienze del vivente, diciamo, della biologia, eccetera, eccetera. Però prima di arrivare a questo, ecco, penso a un altro punto di partenza, in qualche modo, del discorso di Goethe, quando lui cerca di giustificare l'impresa della morfologia, in particolare anche del suo studio sulla metamorfosi delle piante, eccetera. E lì dice: l'uomo che si accosta alla natura inizialmente può avere la tendenza a sottomettere a sé l'oggetto, a pensare che la natura sia qualcosa da dominare. Poi progressivamente viene fuori invece un altro atteggiamento, un atteggiamento di rispetto. Addirittura poi nei Van der Jahre, negli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister, eccetera, parlerà di venerazione e di gesti di venerazione, che sono anche, dell'essere in forma del corpo umano stesso, appunto, come gesti di venerazione. Ecco, anche lì noterei proprio questa compresenza di due atteggiamenti, ed anche, insomma, la riapertura, al di là di certe valenze proprie della scienza moderna, che tende magari al sottomettere l'oggetto, al portare davanti ad un giudizio, appunto, l'oggetto, eccetera, riapertura invece di questo rispetto, di questa venerazione addirittura, eccetera, eccetera. Ora, ecco,
Proprio da questo punto di vista mi pare di poter dire che l'impresa goetiana, che l'impresa della morfologia, con tutti quei referenti ovviamente che sono stati già fatti, eccetera, sia in grado oggi di dialogare in maniera forte, per esempio proprio con il discorso delle scienze della vita. Mi riferisco a tre cose così positivamente. Penso per esempio al modo in cui l'evoluzionismo, dopo tanti decenni di cosiddetto irrigidimento della sintesi moderna, dopo una tendenza soltanto di tipo quantitativo, ecco, la variazione della presenza di determinati alleli e quant'altro, dico, la tendenza di riaprire un discorso anche di tipo qualitativo, o anzi, in modo più specifico ancora, di riaprire un discorso proprio sull'organismo nella sua concretezza come oggetto che va esemplarmente compreso, ecco, quindi non soltanto il divenire di determinati flussi di informazione, eccetera, eccetera, ma l'organismo nella sua concretezza, era quello che diceva un po' anche Alessandro Sarti, appunto, parlando dell'organismo come nuovo problema, nuovo, appunto, che sorge di fronte alle scienze della vita. Questo da una parte. Dall'altra parte, se è tutto un certo modo di pensare, anche la teoria dell'evoluzione, eccetera, eccetera, per decenni ha portato avanti soprattutto la questione della variazione, oggi si pone l'attenzione anche sull'originarsi della forma organica, ma l'originarsi significa ancora una volta non una variazione quantitativa, ma un qualitativamente nuovo, ma qualche cosa che richiede davvero, proprio dal punto di vista metodologico, insomma, ecco, un rivolgimento di prospettiva molto forte, che probabilmente ha anche a che fare, terzo e ultimo, diciamo, non voglio come dire, estendere troppo il discorso, che probabilmente ha anche a che fare proprio con un entrare al di dentro dei modi di questa stessa genesi continua, evidentemente, delle forme, per esempio nel senso della cosiddetta modularità, cioè nel senso, come dire, della composizione delle forme, ecco. E allora si diceva prima analogia. C'è un altro grosso termine che secondo me sta abbastanza al centro di tutte le cose che ci stiamo dicendo, cioè l'omologia, il riproporsi di determinate strutture e il proporsi di elementi di novità radicale nei confronti di quegli stessi omologhi, per esempio di quelle stesse serie omologhe. Ecco, sono tutti elementi a partire dai quali mi sembra di poter dire davvero questa scienza che non c'è mai stata, perché tanti hanno parlato di morfologia, ma tanti, che so, penso a Jakob von Uexküll, eccetera, l'hanno anche poi buttata fuori dalla finestra in qualche modo come una cosa che non ha mai raggiunto un proprio assetto disciplinare metodologico, ecco, però in qualche modo questa scienza che non c'è mai stata, ma che ha un po' per corso con un filo rosso tante prospettive, mi pare che possa anche tornare, come dire, a dirci delle cose nuove, proprio sul piano metodologico, per un verso, ma proprio anche sul piano della rete dei saperi da costruire, insomma. Mi fermo qui però. Grazie molto a Salvatore Tedesco per il suo intervento, anche ridando la parola a Federico Vercellone, Alessandro Sarti, mi veniva da chiedere il ruolo che spetta alla filosofia all'interno di un lavoro come questo, nel senso che evidentemente l'intento è interdisciplinare. I due curatori sono due studiosi di estetica, ma sembra che si possa anche procedere semplicemente sul piano descrittivo, no? Invece qui c'è un intento teorico, mi pare, che va anche al di là della proposta metodologica. Allora chiederei di intervenire su questo, cioè qual è il compito filosofico che spetta alla morfologia così come la intendete e la proponete in questo glossario, ma più in generale nei vostri studi. Darei la parola a Federico prima, no? Perché ha parlato in apertura. Grazie mille.
Grazie mille. Ma indubbiamente sono appunto venuti emersi moltissimi elementi, sia dal punto del discorso di Massimo Cacciari, da quello di Alessandro Sarti, quello di Salvatore Tedesco, dove c'era appunto l'emergere della questione delle trasformazioni in relazione dei differenziali, dei differenziali che possono essere, come dire, in qualche modo letti secondo un asse che ripristina la dimensione del senso senza privandolo della teleologia. Mi sembra un po' questo anche. Non so se mi sbaglio, ma se intendo bene anche la proposta di Alessandro Sarti con insistenza su Deleuze. Cioè, come fai a introdurre una proposta di rinnovamento del senso, che è un rinnovamento urgente, lo è politicamente, lo è socialmente, lo è ecologicamente e lo è filosoficamente, come questione prettamente filosofica. Laddove ti trovi in una crisi circa l'organizzazione tradizionale del senso come vettore teleologico, come vettore per cui il senso si costruisce in un percorso che va da A a B a C a D verso un fine, e il fine in quanto compimento realizza questa dimensione. Ecco che da questo punto di vista l'indicazione di introdurre dei sistemi di differenze in cui l'attrazione sia tanto in avanti quanto a rebours, no? Rivoluziona la questione del senso. Da questo punto di vista mi sembra molto bello quello che ha detto l'ultimo Salvatore, ma che anche tra il discorso proposto da Alessandro e quanto diceva prima Massimo, ci sia in realtà un fortissimo elemento di tangenza. Ci sia un fortissimo elemento di tangenza perché Morfeo, la zona buia, la zona no? Dei sogni vani, diceva Massimo prima, l'attrazione verso l'archetipo e l'attrazione, cioè l'attrazione verso la differenza dall'archetipo, quello che diceva anche Salvatore Tedesco. L'archetipo. Lo ricordava prima Massimo Cacciari, lo riconosci solo come un sistema di differenziale, cioè lo riconosci attraverso gli ectipi, non potrai mai accedere all'archetipo direttamente. Come dire, lo riconosci secondo un sistema di discendenze che ti producono una tensione tra il prima e il dopo, e questo si dà come costituzione di senso, e questa costituzione di senso si dà come costituzione di forma. E entro questo ambito, no, che è molto vasto, che consente, come dire, appunto, di entrare al discorso sull'evoluzione, lo metteva prima il Salvatore Tedesco, a quello estetico, a entrare nei sistemi complessi, no? E a tutto il tema della complessità. Mi sembra che si giochi un pochino la partita. Giustamente lo metteva in luce Emilio Poriero, è una partita in fieri. Grazie infinite. Grazie Federico. Alessandro Sarti, se vuole intervenire su questo anche, sui temi che sono emersi. Non la sentiamo, probabilmente c'è. Mi senti? Sì, adesso la Adesso sentiamo. sì. Cacciari, Dimmi. scusi. Ci deve essere qualche problema sull'audio. Pronto? Adesso la sentiamo. Sì, prego. Ok. Dicevo, il tema che sollevava prima Massimo Cacciari, cioè il tema delle dinamiche del sogno, l'emergenza del sogno, è il vero tema centrale, a mio parere. Che significa il tema centrale delle dinamiche, che significa non tanto come una dinamica si sviluppa, ma come si crea uno spazio di possibilità di una dinamica. Perché se le metamorfosi di Goethe si occupa della metamorfosi delle piante, ma si occupa del divenire farfalla
del bruco, sono metamorfosi, come dire, in cui c'è un divenire di forma, ma non c'è un divenire degli spazi di possibilità. A un certo punto il bruco può scegliere, a seconda delle variazioni parametriche del suo ambiente, eccetera, se rimanere bruco oppure divergere verso un divenire farfalla. Ma una cosa è certa, il bruco non diventerà mai un lupo, perché il divenire lupo è al di fuori del suo spazio di possibilità. Ecco, invece, divenire forma, metamorfosi, diciamo così, di tipo deleuziano, ma anche divenire forma a cui si riferiva prima Massimo Cacciari, cioè le metamorfosi di Ovidio, sono invece divenire forma in cui non solo la forma si trasforma, non c'è solo una morfogenesi della forma, ma c'è una morfogenesi degli spazi di possibilità. Vuol dire che il divenire arbusto di alloro di Daphne non è tra i possibili di Daphne, non è nello spazio di possibilità di Daphne. E allora cosa serve? Serve l'intervento del dio dei fiumi che faccia un agencement, una concatenazione, proprio nel senso deleuziano, una concatenazione di uno spazio di possibilità che viene da fuori, dall'esterno. Ecco che allora la concatenazione tra lo spazio di possibilità di Daphne e lo spazio di possibilità dell'individuazione dell'arbusto di alloro permettono la metamorfosi. E diciamo questo tipo di divenire, quello che Deleuze e Guattari chiamano eterogenesi, è un tipo di divenire completamente diverso da quello della fisica e anche delle metamorfosi strutturali. In un caso quello della fisica e quello dei divenire strutturali prevedono un virtuale, un differenziale fissato, che non cambia, lo spazio di possibilità non cambia, al limite nelle dinamiche strutturali c'è la possibilità di biforcare, no? Di scegliere una traiettoria piuttosto che un'altra, ma lo spazio è dato a priori, qui Kant regna, lo spazio è dato a priori. Quello invece che introduce Ovidio, ma introduce anche tutta la tradizione delle metamorfosi, dei greci è proprio la possibilità di mutare lo spazio di possibilità. Il greco Nicandro intitolava il suo libro delle trasformazioni eteroiumena, cioè divenire altro, che è letteralmente il modo in cui Deleuze pensa alla mutazione, cioè come trasformazioni di forme, ma anche trasformazioni di spazi di possibilità. È il virtuale che muta. Grazie mille. Darei la parola per una replica a Massimo Cacciari e poi a Salvatore Tedesco, considerato che abbiamo poi qualche minuto, farei chiudere proprio ai curatori, a Salvatore Tedesco e a Federico Vercelloni. Ma io penso che ci si muova tra queste due prospettive, insomma, una che veniva prima adesso richiamata sulla. Cioè vi è un modo di intendere il movimento, e il movimento è arché tes metaboles, ogni mutamento avviene nel movimento e quindi appunto perché vi sia trasformazione di qualsiasi genere occorre che vi sia movimento e quindi tempo. Intenderlo secondo il procedimento che per Aristotele è l'unico procedimento scientifico, cioè quello da potenza atto che presuppone la prepotenza dell'atto, ovviamente, no? Ed è esattamente il discorso che appena è stato fatto, cioè il seme del papavero non potrà mai dar vita ad una quercia. E quindi questa prospettiva, no? Morfogenetica sì, ma sulla base di una infinita varietà di forme predeterminate. Poi vi è lo spazio del mutamento come metamorfosi.
E allora si deve presupporre che cosa? Si deve presupporre, è un mio vecchio discorso che non vi sto più a fare, insomma. Si deve presupporre un inizio, l'unica possibilità trascendentale di intendere così il mutamento come metamorfosi e quindi come effettiva variazione, è intendere l'inizio non come pur qualcosa, ma intendere l'inizio come onnicompossibilità. Ed è Leibniz. Ed è l'essere, ci viene dietro a precipizio. Non è una critica dell'ess, è anzi sottolineare l'importanza di dell'ess, perché appunto si può ragionare il Denken, diceva quella tale, sempre il mit Denken, e non c'è niente da fare. Quindi è un potentissimo ragionamento quello di dell'ess con Leibniz e con l'idea di possibilità in Leibniz, ma qui si aprirebbe un'altra infinita questione, altre infinite aporie, altre infinite difficoltà, e mi taccio. Grazie molte. Allora lascerei proprio la parola conclusiva a Salvatore Tedesco e a Federico Vercellone. Prego. Sì, non so, forse dico due parole telegraficamente. Federico. Ma proprio telegraficamente vedrei anch'io un po' due temi. Uno è quello che veniva fuori adesso dalle parole di Cacciari e prima anche di Sarti, cioè la questione dello spazio e del tempo, cioè anche la possibilità, come dire, di pensare una sorta di capovolgimento del kantismo, che ricorderei anche un'idea che in qualche modo è anche in Goethe, eccetera, cioè pensare una forma a partire dalla quale poi si andranno a determinare, ma solo successivamente, spazio e tempo. Ecco, quando il cavallo passa dal trotto al galoppo, allora è veramente la forma dello spazio ed anche la forma del tempo che cambiano, perché sta cambiando il movimento di quella forma vivente, insomma, ecco. Quindi, come dire, si realizza un'inversione rispetto al discorso kantiano in questo senso. Ecco, questo lo vedrei come un punto sicuramente interessante. L'altro, e forse lo uso anche, diciamo, per passare poi la parola idealmente a Federico, è la questione dell'immagine. Ecco, tra le varie maniere di configurare la questione della forma, una indubbiamente è quella dell'immagine e del ripensare una riflessività dell'immagine che si apre anche fra le tante possibilità della morfologia, ma sicuramente anche, credo, con una valenza filosofica forte per il nostro presente. Ecco, solo questo. Prego Federico. Il termine, no. Innanzitutto grazie infinite, no? Grazie infinite a tutti. Sì, siamo tornati, come dire, siamo alla fine, siamo arrivati al caos, no? Attraverso la forma e al caos come insieme dei possibili, no? Da Leibniz a Schelling a Deleuze. E indubbiamente questo è importantissimo anche per il tema dell'immagine citato prima da Salvatore, nel senso che l'immagine è costantemente un'emergenza, e se non è un'emergenza che instaura una relazione tra visibile e invisibile, è assolutamente incriticabile, diventa dogmatica, diventa una posizione. Ecco, allora che mi sembra che in qualche modo, riconducendoci al tema dell'immagine, no, che era quello cui l'ultimo percorso all'interno del libro, e anche l'ultimo percorso in qualche modo all'interno della vicenda morfologica, quello degli studi visuali, sì, è bello, interessante che spontaneamente ci riconnettiamo all'origine, all'inizio. Questo, insomma, mi sembra che indica anche della realtà del tema e della questione. Quindi grazie, gente, davvero. Grazie. Grazie molte Federico Vercellone, abbiamo parlato del Glossary of Morphology a cura di Federico Vercellone e di Salvatore Tedesco, pubblicato da Springer nella collana Lecture Notes in Morphogenesis. Ringrazio tutti i nostri ospiti, Alessandro Sarti, Federico Vercellone, Salvatore Tedesco e Massimo Cacciari. Buona serata e arrivederci. Grazie.
Grazie. Grazie.